Siamo qui a Val d'Isère e già domani saranno consegnate le prime medaglie dei campionati mondiali. Cosa ti aspetti dal Super G? Beh, mi aspetto una bella gara. Ultimamente sono andato forte, ho fatto un buon risultato a Kitzbühel e niente, cioè, mi sento in forma e vediamo cosa salta fuori. Questa qua è un po' una pista particolare, molto ripida, sarà molto importante scegliere il sci giusto e guardiamo se poi ha fatto una buona scelta, no? Mm-hmm. Proprio su questa pista, infatti, si sono svolte le gare olimpiche del 92 e l'Italia allora non è stata molto fortunata. Nel 2009 possiamo aspettarci di più? Ma spero, cioè, noi ultimamente comunque non siamo stati molto fortunati nei eventi un po' importanti come gli ultimi mondiali e anche gli ultimi olimpiadi, però penso che quest'anno siamo una squadra veramente forte, abbiamo fatto già vedere qualcosa, tutto il gruppo, e speriamo che portiamo a casa qualche medaglia. L'ultima discesa a Garmisch è stata cancellata, ti dispiace? Beh, sicuramente, cioè io preferisco fare le gare, però quando poi aspetti su in cima 3 ore finché puoi partire non è bellissimo, allora cioè, certo, preferisco non farla, anche perché quando le condizioni non sono buone o uguali per tutti non è bello fare le gare. Certo. Domani parti in Super G, in quale gara ti vedremo ancora qui a Val d'Isère? Beh, spero il più possibile, però sicuramente faccio la discesa combinata e magari il team event, però quello dipende dal nostro direttore tecnico e vediamo se mi mette il cancelletto, poi io sono pronto a fare tutte le gare, poi dipenderà loro cosa mi fanno fare. E cosa ti aspetti dalle singole discipline? Beh, niente, cioè io non ho delle gran aspettative, cioè io mi sento bene, mi sento in forma e poi spero che ho la fortuna di fare una medaglia, perché è un giorno singolo e tutto deve girare bene e bisogna avere la fortuna di beccare la mancia giusta, di fare veramente bene e poi portare a casa una medaglia, cioè sarebbe molto bello e io ci provo. E allora noi ti facciamo in bocca al lupo. Grazie, crepi lupo. Grazie a te.